Caravaggio è un borgo della provincia di Bergamo, situato nella pianura fra i fiumi Serio e Adda. Qui, il 29 settembre del 1571, da Fermo Merisi e Lucia Aratori, nacque Michelangelo Merisi, conosciuto poi per sempre col nome di Caravaggio. La fama del paese si stava rapidamente diffondendo, a seguito di una miracolosa apparizione della Madonna del 1432, sul cui luogo era stato eretto un santuario, meta di incessanti pellegrinaggi. Fu dunque fra quelle sacre mura, che si arricchivano di statue, pitture e decori, che il piccolo Michelangelo ebbe le prime visioni e i primi miraggi. Ma la benedizione della Madonna non riuscì ad evitare che sulla vicina Milano si abbattesse il castigo per gli uomini. Nel 1576, quando a Milano scoppia la famosa peste di San Carlo, Fermo Merisi, trasferitosi con la famiglia nel capoluogo lombardo, non fu risparmiato. Il 20 ottobre del 1577 morì, lasciando sola Lucia con i 5 figli. Possiamo così supporre che il piccolo Michelangelo, benché all'età di soli 5 anni, anche se in squarci fugaci, fissasse nella sua memoria queste immagini di corruzione fisica e di morte che la città nascondeva nei suoi anfratti. Da quell'anno non abbiamo più notizie sull'adolescenza del Caravaggio. Sappiamo però che nel 1584 Michelangelo era ancora a Milano. Aveva 13 anni. Fu messo a bottega con un contratto di 4 anni, secondo il quale doveva pagare ogni 6 mesi 20 scudi d'oro dal pittore bergamasco Simone Peterzano, affinché costui lo educasse nell'arte della pittura con tutte le sue possibilità. Peterzano era un allievo di Tiziano, però, come scrive Roberto Longhi, aveva guardato piuttosto ai lombardi di provincia, ai Moretto, ai Savoldo, ai Moroni. Ma la scuola milanese e l'esperienza lombarda era rapidamente al suo termine. L'11 maggio del 1592, con la somma di 393 lire imperiali in tasca, frutto dell'eredità di sua madre, morta 3 anni prima, Michelangelo Merisi scompare da Milano, forse per essere in corso in qualche episodio di violenza, in qualche rissa, e si dirige a Roma. Rinnovata urbanisticamente da Papa Sisto V, al pontificato fino al 1590, Roma con i suoi palazzi, le sue basiliche, i ruderi e le testimonianze delle antichità offriva uno straordinario colpo d'occhio. Roma ha circa 100.000 abitanti. Nella curia papale, come ebbe a notare il Montaigne condottovi dall'ambasciatore di Francia, la vita, non soltanto il cerimoniale, era sfarzosa e ricca. Nelle dimore nobiliari, le famiglie aristocratiche, i Colonna, gli Aldobrandini, i Borghese, i Farnese, legate alla fazione spagnola e a quella francese, le due fazioni che seguivano le sorti del conflitto fra il re cattolico di Spagna e l'eretico Enrico IV di Francia, coltivavano i lussi, i piaceri e le arti. Ma le carestie, le alterne vicende delle compagnie di ventura, convogliavano tra gli ospizi e gli ospedali, i vicoli di Trastevere e quelli attorno a Piazza Navona, folle intere di malati, storpi, ciechi, poveri
mendicanti. Nelle osterie e nei bordelli scoppiavano risse quasi ogni giorno, non soltanto per le rivalità politiche, anche per i motivi più futili, ingigantiti dalla fame, dall'ebbrezza provocata dal vino. Portare una spada al fianco o un pugnale era costume di molti. Invano, confinate dai bandi papali, gli ultimi, quelli di Papa Clemente VIII, in quartieri ghetto, invano persuase a messe particolari che ne sollecitassero la conversione, le prostitute e le cortigiane arrivavano ovunque. Governavano i più infimi bordelli, così come erano ricevute dai prelati e dai principi, nei saloni con le volte affrescate, nei segreti casini di caccia. La presenza della Chiesa, con le sue confraternite e le sue associazioni di soccorso, l'ordine dei Gesuiti fedeli all'austero spirito della Controriforma e quello degli Oratoriani che dalla Chiesa Nuova seguono i principi più caritatevoli e umani del loro fondatore, San Filippo Neri, è ineliminabile nella città che attende il Giubileo del 1600. Tuttavia, la spettacolarizzazione della sofferenza o della gioia, cui la Chiesa contribuisce in larga misura, è elemento fondamentale per comprendere la vita della capitale cristiana. I funerali come il carnevale, le processioni sante come le condanne a morte, tutto è spettacolo nella Roma alle soglie del barocco. I pittori a Roma sono più di 2000. Vivono nelle stradine a destra e a sinistra del corso, dietro Piazza Navona, in Campo Marzio. La pittura ufficiale, quella che segue i dettami della Controriforma, è attorno all'Accademia di San Luca, rinata nel 1593 e protetta dal cardinal Federico Borromeo. Il suo scopo, come si desume dal discorso inaugurale di Federico Zuccari, è quello di indirizzare i pittori a iconografie e sentimenti pii, a trascurare il più possibile le forme sensibili, l'uomo, la natura, per richiamarsi al disegno interno, che è luce generale dell'intelletto e scintilla di divinità. Appena arrivato a Roma, Caravaggio si introduce in questo mondo. Grazie forse allo zio prete Ludovico, trova accoglienza in casa di Monsignor Pandolfo Pucci, detto Monsignor Insalata, poiché alla sua mensa si mangia solo insalata. Nell'ambiente dei pittori e degli artisti fa amicizia con l'architetto lombardo Onorio Longhi, conosce il senese pittore di capocce Antiveduto Grammatica, entra a bottega da Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, ove incontra il pittore Prospero Orsi, detto Prosperin delle Grottesche, poiché eccelleva nelle grottesche. Conosce il giovane siciliano Mario Minniti, pittore a sua volta, e uno dei suoi modelli preferiti. Sono anni duri. Caravaggio comincia a farsi strada, a farsi conoscere nel mondo dei sensali e degli artisti. Dipinge il ragazzo con la canestra di frutta, il bacchino malato, nel quale è raffigurato un suo autoritratto, con ogni probabilità, il fanciullo morso da un ramarro. Quadri come questi a Roma non si sono mai visti. A dispetto dei dettami controriformisti, la natura e l'uomo assumono una primaria importanza. Facendo magari uso di uno specchio, Caravaggio guarda la natura e l'uomo. E la sera, con gli amici pittori, se ne va in giro a far serenate più o meno maliziose, come già testimonierebbero documenti dell'estate del 1593. Frequenta cortigiane famose, come la senese Anna Bianchini, come Figli dei Melandroni. Va nelle osterie. Qui incontra la gente. Son loro i suoi modelli. È a loro che guarda, rafforzandosi nel rifiuto dei principi dell'Accademia. Scrive il Bellori: essendogli mostrate le statue più famose di Fidia e di Glicone, a ciò che vi accomodasse lo studio, non diede altra risposta se non che distese la mano verso una moltitudine di uomini, accennando che la natura l'aveva a sufficienza provvisto di maestri. E per dare autorità alle sue parole, prosegue il Bellori, chiamò per caso una zingara che passava per strada e, condottala all'albergo, la ritrasse in atto di predire l'avventura, come sogliono queste donne di razza egiziana. Il quadro
Una dichiarazione di poetica è la Buona Ventura. Anna Bianchini la raffigurerà tra breve nella Maddalena pentita. La sera, finito di dipingere, se ne va in giro. Scrive il suo biografo, l'olandese Van Mander. Quando ha lavorato 15 giorni, si dà al bel tempo per un mese. Spada al fianco e un paggio dietro a sé, passa da un campo di gioco all'altro, sempre pronto ad azzuffarsi. Ma forse codesto ritratto è più appropriato all'epoca immediatamente successiva a quella degli esordi, quando Caravaggio abbandona la bottega del Cavalier d'Arpino e decide di mettersi in proprio. Ha incontrato il Cardinal del Monte e questa è la svolta della sua vita. Francesco Maria Bourbon del Monte, ambasciatore presso la corte pontificia di Ferdinando dei Medici, Granduca di Toscana, è un uomo intelligente e colto. Ama la musica e la pittura. Grazie all'ambiente fiorentino e a suo fratello Guidobaldo, matematico, è in contatto con Galilei e si spende perché abbia una cattedra a Pisa. Conosce ed è interessato alle teorie filosofiche del frate domenicano di stilo Tommaso Campanella, sorvegliato speciale dal Sant'Uffizio. Ha una forte attrazione per l'alchimia. Caravaggio incontra il Del Monte fra la fine del 1594 e gli inizi del 1595. Portando con sé Mario Minniti, va a vivere nella sontuosa dimora di Palazzo Madama, dove, servito da un esercito di 200 persone, fra musici, famigli e artisti, il cardinale riceve alti prelati, nobili, uomini d'affari e banchieri come il ricchissimo Vincenzo Giustiniani, che presto inizierà a collezionare opere del pittore lombardo. Il cardinale asseconda la passione della musica offrendo concerti. Caravaggio, nel rissoso clima romano, diventa un protetto del cardinale. Tanto che quando la sera del 4 maggio 1598 verrà arrestato perché porta la spada senza licenza e un paro dei compassi, potrà liberarsi dicendo di essere pitore del cardinale del Monte e di avere per lui e il servitore alloggio in casa e iscrizione al rolo. La spada conferma l'animo bellicoso di Michelangelo Merisi. I due compassi suggeriscono che, oltre all'ospitalità, il cardinale poteva offrire al giovane protetto una strumentazione tecnico-scientifica sicuramente all'avanguardia. Per ripagare la bontà del cardinale e la sua passione musicale, Caravaggio dipinge il Concerto dei Giovani. Per il marchese Giustiniani dipinge il Suonatore di Liuto. Per il Granduca di Toscana, il Bacco. Appartengono a questi anni quadri che diventeranno famosissimi: I Bari, Il Riposo nella Fuga in Egitto. In questo quadro, nel quale la tradizionale iconografia cattolica è trasformata non poco, vediamo al centro un angelo. San Giuseppe regge lo spartito e lui suona per alleviare la fatica. Ancora musica, forse in omaggio al Cardinal del Monte. La Madonna, invece, stanchissima, dormiente, è di nuovo la cortigiana senese Anna Bianchini. Questo è un momento di fulgore per il Caravaggio. Sono lontani gli stenti che, minando la sua debole costituzione, lo avevano condotto per 3 mesi all'ospedale, dove non veniva a trovarlo nessuno. Ora è protetto, compensato, soprattutto per dipingere ai giusti spazi. Qui può organizzare la sua camera oscura. Scrive il Bellori: non faceva mai uscire all'aperto del sole alcuna delle sue figure, ma trovò una maniera di campirle entro l'aria bruna d'una camera rinchiusa, pigliando un lume dall'alto che scendeva a piombo sopra la parte principale del corpo e lasciando il rimanente in ombra, a fine di recar forza con veemenza di chiaro e di oscuro. È la medesima luce che, provenendo dalla sinistra, colpirà il corpo nudo dell'amor vittorioso. Buio e luce. Questo è il segno di una nuova capitale esperienza che succede a quella dello specchio degli anni adolescenti, scrive Roberto Longhi. Ed è l'esperienza d'uso pittorico
leggi poetico, di una camera oscura. L'anno del giubileo, il 1600, s'avvicina intanto. Poco prima, un fatto delittuoso scuote la città. Beatrice Cenci, figlia di un ricco nobile romano, Francesco Cenci, si ribella alle angherie e ai maltrattamenti del padre e, d'accordo con la matrigna e il fratello Giacomo, lo fa uccidere segretamente. Ma la morte è sospetta e dopo un lungo processo Beatrice confessa. Il Papa, Clemente VIII, è intransigente. Nella Roma della Controriforma non può tollerare che il parricidio non abbia la punizione esemplare del patibolo. Oltretutto, la Chiesa potrà incamerare in tal modo il ricco patrimonio della famiglia Cenci. Tutta Roma, scrive Baldassarre Paolucci al Duca di Modena il 14 agosto 1599, era si mossa a compassione della giovane, che non era ancora d'età di 18 anni, bella che ha fatto stupire ognuno. È una compassione inutile. La mattina dell'11 settembre 1599, una folla strabocchevole accompagna i condannati dal carcere di Corte Savella al palco eretto davanti al ponte di Castel Sant'Angelo. Fa un caldo terribile. La tensione è spasmodica. Molti svengono. Con grande coraggio, Beatrice mette il capo sotto la mannaia. Il fratello Giacomo viene squartato e ridotto in pezzi. La brutalità dei carnefici, il sangue, le urla, lasciano una traccia indelebile in chi assiste all'evento. Tra costoro, quasi certamente, è il Caravaggio. Del resto, in omaggio ai dettami della pittura controriformata, l'Accademia di San Luca assicurava ai suoi pittori posizioni privilegiate perché di queste esecuzioni cogliessero ogni particolare e nell'orrore il giusto ammonimento. Come non pensare che Caravaggio non le avesse davanti agli occhi al momento di dipingere Giuditta e Oloferne? Ora Michelangelo Merisi è un pittore stimatissimo. La fama gli viene grazie ai quadri realizzati, sempre per intercessione del Cardinal del Monte, nella Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi. I quadri devono rappresentare le storie di San Matteo. Un primo quadro, per l'altare, viene rifiutato dai frati perché, come scrive il Bellori, non aveva decoro né aspetto di santo. In 100 giorni Caravaggio ne fa un altro. Sulle pareti laterali, la vocazione e il martirio. Nel martirio, in fondo al quadro, ancora una volta Caravaggio raffigura se stesso, un volto cupo, sofferente. Pure sono anni di grande successo. Monsignor Cerasi, tesoriere di Clemente VIII, gli commissiona, per la somma di 400 scudi, una conversione di San Paolo e un martirio di San Pietro da collocarsi nella chiesa di Santa Maria del Popolo, in quella stretta cappella ove parte fondamentale avrà la prospettiva. Alla Chiesa Nuova, ov'è la congregazione dell'oratorio, istituita da San Filippo Neri e di fronte alla quale passano i pellegrini del Giubileo diretti a San Pietro, è chiamato per dipingere la deposizione di Cristo nel sepolcro. Il successo e il denaro consentono al Caravaggio di affrancarsi dalla protezione del Cardinal del Monte. Per un breve periodo va ospite del Cardinal Mattei. Poi prenderà in affitto un appartamento nel vicolo dei Santi Cecilia e Biagio, dove avrà anche lo studio presso Campo Marzio. Questo appartamento è importante perché quando la padrona di casa, Prudenzia Bruni, chiederà senza ottenerli gli affitti arretrati, farà sequestrare tutto ciò che nell'appartamento si trovava dentro. E a beneficio dei futuri biografi ci sarà un inventario. Questi sono gli oggetti tra i quali viveva il Caravaggio. Una credenza dal buccio, con tre cantori, incorniciata ad ontano, con dentro 11 pezzi di vetro, cioè bicchieri, carafe e fiasche di paglia, un piatto,
2 saliere, 3 cucchiare, un tagliero ed una scudella, un altro piatto, 2 cortelli piccoli e 3 vasi de terra. Nello studio, oltre a uno specchio e un treppiedi alto di legno e una cassapanca con 12 libri di cui purtroppo il titolo si ignora, compaiono 2 spade e 2 pugnali. Anche le armi hanno una loro importanza, perché Caravaggio continua nelle sue risse e non si limita a buttare in faccia a tal Pietro de Fusaccia un piatto di carciofi all'osteria del Moro. Non si limita a dileggiare e a scriverli belli contro il pittore Giovanni Baglione, autore di un brutto quadro, La Resurrezione. Caravaggio offende e usa le armi. Ferisce prima Pietro Spampani, poi Flavio Canonico, sergente di custodia di Castel Sant'Angelo. Viene arrestato e condannato e poi rilasciato per intercessione dell'ambasciatore di Francia in seguito alla denuncia del Baglione. Lo fermano per porto abusivo d'armi e lui insulta e tira sassi agli sbirri. Va a Genova per qualche mese e al ritorno ferisce il notaio Mariano Pasqualone, innamorato deluso di Maddalena di Paolo Antonietti, più conosciuta col nome di Lena, modella del Caravaggio. Lui stesso, per un misterioso regolamento di conti, è ferito all'orecchio sinistro e alla gola. In questi anni Caravaggio dipinge 3 Madonne. Nella Madonna di Loreto, dipinta per la chiesa di Sant'Agostino, il volto della Vergine è quello di Lena. Nella Madonna dei Palafranieri, i controllori della fabbrica di San Pietro vedono una scollatura provocante e un bambino troppo nudo, sicché il quadro è rimosso. Nella Morte della Vergine, dipinta per Santa Maria della Scala in Trastevere, i contemporanei vedono di tutto. La Madonna è rappresentata distesa, coi piedi rigidi e gonfi, un braccio abbandonato, in posa di grande sfinimento. Giulio Mancini scrive che in persona della Madonna aveva ritratto qualche meretrice sozza degli ortacci o qualche sua bagascia. Il Bellori parla di una donna morta gonfia, avvalorando l'ipotesi che la modella fosse un'annegata. Lo scalpore è grande. Il quadro sarà venduto al Duca di Mantova. Ma ormai il destino incombe nella vita di Michelangelo Merisi. È la sera del 28 maggio del 1606. È trascorso un anno dalla elezione di Paolo V. 8 anni sono trascorsi dalla pace di Vervins, stipulata fra Enrico IV e Filippo II, che ha posto fine alle guerre di religione. Tuttavia, a Roma, i rancori delle fazioni in lotta non sono sopiti. Caravaggio, nei pressi di Campo Marzio, sta giocando una partita di palla a corda con Ranuccio Tommassoni. La posta in gioco è di 10 scudi. Per un diverbio su un punto si scatena una rissa, compaiono le spade. Caravaggio uccide Ranuccio. Ora deve fuggire da Roma. Da questo momento in poi, la vita del pittore lombardo è una vera e propria odissea. Protetto dalla famiglia Colonna, si rifugia in un primo tempo nella campagna romana. Continua a dipingere. Una Maddalena, una seconda cena in Emmaus. Quindi va a Napoli. Napoli, sede della corte del vicereame spagnolo, è una città di 300.000 abitanti. Ha un importante porto che contribuisce a far girare parecchio denaro. Fra chiese, conventi e cappelle se ne contano 3.000. Il denaro serve, tra l'altro, ad abbellire le chiese. Per un pittore di buona levatura il lavoro non manca. Nel settembre del 1606, i governatori del Pio Monte della Misericordia, sito in via dei Tribunali, si riuniscono per la prima volta. Hanno 6.000 scudi per la beneficenza e per ornare al meglio la chiesa della Madonna della Misericordia. A Caravaggio viene commissionato un quadro che rappresenti insieme le 7 opere della Misericordia. Lui lavora il quadro con furia. Il 9 gennaio del 1607 può incassare la somma di 400 ducati. L'iconografia del quadro è complessa e ricca.
L'ambiente è quello di un basso napoletano, un notturno. I protagonisti sono ancora una volta gli umili, i poveri, i semplici. Il tumultuoso popolo dei bassi napoletani. Grazie al successo delle sette opere di Misericordia, Caravaggio ha la commissione per un altro quadro religioso, La flagellazione di Cristo, nel quale la ricerca luminosa è più che mai di grande rilievo. Ma Caravaggio è ossessionato dai processi che pendono sul suo capo. Oltre all'omicidio di Ranuccio, c'è anche il Baglione che lo ha denunciato e cerca a tutti i costi di riabilitarsi. Per questo, ai primi di luglio del 1607, lascia Napoli e si imbarca alla volta di Malta. Vuol diventare cavaliere dell'Ordine di Malta. È probabile che Ippolito Malaspina, priore dell'Ordine a Napoli, faccia da tramite col Gran Maestro Alof di Vignacourt. Fatto sta che Caravaggio entra nelle grazie del Gran Maestro, cui farà il ritratto. Ha l'incarico di dipingere una decollazione del Battista per la Cattedrale della Valletta e un San Girolamo. Il 14 luglio 1608 viene nominato cavaliere. Forse è tornato per un breve periodo a Napoli, questo non si sa. Si sa invece che ancora una volta viene coinvolto in un episodio di violenza e lo arrestano. Il 6 ottobre scompare dal carcere maltese. Oltre alle condanne romane, ora ha l'infamia dell'Ordine di Malta, da cui è considerato membrum putridum et fetidum. Caravaggio fugge, è braccato, va in Sicilia, a Siracusa, dove si ferma per dipingere il seppellimento di Santa Lucia, a Messina, dove dipinge la resurrezione di Lazzaro, consegnata il 10 giugno del 1609, e a Palermo. Il tempo intanto incombe. Col fiato sul collo, Caravaggio lascia la Sicilia e torna a Napoli, di nuovo ospite dei Colonna. La sera del 20 ottobre viene assalito all'ingresso dell'osteria del Cerriglio, una locanda famosa per le sue prostitute e la bontà del suo vino. L'episodio è misterioso. Caravaggio riporta numerose ferite e per qualche tempo non può dipingere. Quando tornerà a farlo, nel David con la testa di Golia, raffigurerà se stesso nel volto del gigante. È un presagio funesto. L'autoritratto compare anche nel Martirio di Sant'Orsola. È un volto più giovane e integro, ma ugualmente sofferente. Il pensiero, comunque, è a Roma, dove i cardinali del Monte, Borghese e Gonzaga, cercano di intercedere in suo favore presso il Papa. Così Caravaggio decide di imbarcarsi da Chiaia. Porta con sé tre quadri e del danaro. La feluca è diretta a Palo Laziale, porto a nord di Roma poco sorvegliato. Ma Caravaggio viene fermato e arrestato. Quando esce dal carcere, la feluca è scomparsa. Lui allora capisce che nello Stato Pontificio continua a rischiare grosso. Per questo punta su Porto Ercole, che fa parte dei presidi di Toscana sotto giurisdizione napoletana. Forse vuol consegnarsi al Granduca di Toscana, non si sa. Certo è che la sua ultima apparizione è a Porto Ercole, sulla spiaggia della Finiglia. Caravaggio ha il fisico minato, è sofferente. Si aggiunge la malaria. Vaga. Davanti a sé ha il mare azzurro. È sfinito. Si appoggia a una barca. Reclina la testa. Guarda il mare un'ultima volta. Chiude gli occhi. È il 18 luglio del 1610. Non aveva 40 anni.